delle problematiche che sono legate all'occupazione riferita ai call center che sono presenti sulla città dell'Aquila. Un confronto che abbiamo fatto con CGL, CISL, UIL, UGL e CISAL, che sono rappresentate e dai segretari, diciamo, di sindacali, sia dagli RSU. Il tema è di stringente attualità perché voi sapete la vicenda di Natale degli interinali di C2C e la questione dei 34 dipendenti di ExiCare a cui verrà applicata la clausola sociale ma con richiesta di trasferimento presso Roma. La contingenza è anche dettata dal fatto che domani ci sarà un incontro urgente presso il Ministero del Lavoro, a cui andranno i sindacati nazionali, locali e la Regione Abruzzo. In realtà i comuni, e quindi anche il Comune dell'Aquila, non hanno una competenza specifica sulle vertenze occupazionali, se non relativamente a fatto che le istituzioni locali rappresentano la comunità e la comunità aquilana ha un'alta percentuale di lavoratori impiegati nei call center, perché a vario titolo, senza entrare nel merito, fra contratti di un certo tipo più dignitosi e contratti di un altro tipo molto meno dignitosi, la cifra delle unità sui vari call center aquilani ammonta a 1500 persone, quindi è un tema molto importante, forse il comparto dopo quello pubblico di settore che occupa più persone. Noi in questi anni stiamo facendo degli sforzi attraverso i fondi del 4% per cercare di dare sviluppo socio-economico a questo territorio. Di contro ci troviamo di fronte a vertenze che in pochi giorni potrebbero spazzare via importanti fonti di reddito per famiglie che nella migliore delle ipotesi sarebbero costrette a trasferirsi da qualche altra parte e quindi in un modo o in un altro questo territorio rimarrebbe impoverito. Allora il tema, naturalmente, questa è la diagnosi del malato. Abbiamo provato a immaginare delle possibili cure. Intanto ascolteremo con attenzione gli esiti della riunione che c'è domani al Ministero del Lavoro. Dopodiché chiederemo al Ministero del Lavoro, in particolar modo al sottosegretario che si occupa di lavoro, che è l'onorevole Durigon, che proviene fra l'altro dal mondo sindacale, essendo stato vice segretario generale dell'UGL. Chiederemo un incontro per capire se i dossier che sono stati consegnati in due riprese, in occasione della consegna delle ambulanze in Piazza Duomo e successivamente in occasione della visita presso l'ex OMPI lo scorso 6 gennaio, a Di Maio se hanno avuto un seguito. Se hanno avuto un seguito e quali sono le intenzioni del Ministero del Lavoro rispetto alle esigenze di questi lavoratori, perché attenzione, noi lo abbiamo anche scritto. Numeri che possono sembrare bassi, ma che non lo sono perché rappresentano altrettante vicende familiari e quindi degne di menzione. Nel caso dello stabilimento, chiamiamolo per convenzioni CARE, il fatto del trasferimento di 34 persone potrebbe portare progressivamente lo stabilimento al di sotto del livello di sostenibilità del mantenimento dello stabilimento. Quindi, a caduta, potrebbe generare addirittura ipotesi di chiusura dello stabilimento, che pure a suo tempo furono paventate nel corso di alcuni tavoli che facemmo in regione qualche mese fa, perché la proprietà rappresentò questa eventualità. Di fatto a seguire noi dicemmo anche che avremmo messo a disposizione nell'ambito delle proprietà ARAP altri stabilimenti per verificare, però sopralluoghi non ne sono stati fatti, quindi io non vorrei che lo stabilimento, che il tentativo fosse quello di sottoporle a una lenta e progressiva eutanasia che lo porta alla morte. Allora, siccome noi dobbiamo prevenire questa cosa, abbiamo anche ipotizzato l'eventualità che nell'ambito del pacchetto di norme che noi auspichiamo, perché se no non soltanto falliscono i call center, fallisce anche il Comune dell'Aquila, delle norme che vanno introdotte in un provvedimento ad hoc
per l'Aquila, e mi riferisco alla questione riequilibrio del bilancio comunale, ma anche alla questione relativa alla restituzione delle tasse, un'altra spada di Damocle sul tessuto produttivo ed economico di questo territorio, possa essere individuata la possibilità che, proprio per il mantenimento, così come ci sono interventi straordinari nell'ambito di Restart, quindi si riconosce l'eccezionalità della situazione aquilana, si possa inserire una norma per cui la clausola sociale non corrisponde semplicemente al trasferimento del contratto da un'azienda ad un'altra, ma che quello stesso lavoratore sia doppiamente tutelato, nel senso della continuità occupazionale, ma anche nel senso della territorialità rispetto al luogo di lavoro, perché se no altrimenti è una finta clausola sociale, perché se tu prendi negli stabilimenti aquilani ci sono anche famiglie che lavorano per intero, magari con figli piccoli, dire a una famiglia, o magari ci sono persone che lavorano da una parte e da un'altra, e dire a una persona: domani mattina io ti mantengo il posto di lavoro ma ti trasferisco a Lecce, a Messina o ad Aosta, equivale a metterlo di fronte alla necessità, a un licenziamento mascherato, è una finta clausola sociale. Allora queste cose noi cercheremo di dirle, vedremo dopo l'appuntamento di domani, chiederemo la convocazione al sottosegretario al lavoro, lo faremo dopo le elezioni regionali in maniera tale da stralciare dalla campagna elettorale la vicenda dei lavoratori e non utilizzarli come scudi umani, anche perché nessuno ha la bacchetta magica per risolvere questi problemi a prescindere dalla collocazione politica, però insomma diciamo che vorremmo intraprendere questo doppio binario, e lo faremo naturalmente insieme alle forze sindacali e ai rappresentanti all'interno delle aziende. Credo di aver detto tutto quello che ci siamo detti. Sì. Chiaro, allora, il call center c'è Exicare, che ha, poi voi mi aiutate, ha una doppia commessa. Exicare. Mi sento andare pure sordo. Sì, ecco, questo è un altro problema, che cambiano nomi spesso, perché no, tutto siamo attenti, non ti preoccupare. Quindi ex stabilimento Icare, che gestisce le commesse, Acea, che Acea è quella che riguarda i 34 lavoratori, e Poste Italiane, sono oltre 300 persone fra dipendenti e staff leasing, 320-330. Poi c'è il consorzio lavorabile, che gestisce la commessa INPS, INAIL, che sono circa 500 dipendenti. Trascom, stessa commessa, 80 dipendenti. C2C a circa 200 dipendenti, giusto Piero? C2C, call to call, Palazzo Valentini, diciamo dietro le poste, circa 200, e qui ci sono licenziati, in realtà sono interinali, tecnicamente sono interinali a cui non è stato rinnovato il contratto. E poi c'è, questo non so come si definisce, non è esattamente un call center, che è Moxi, che ha circa 400 dipendenti, però questo... No, quelli sono tutti contratti a progetto. Quello non è un call center vero e proprio, perché è un di vendita. Non ha il contratto delle telecomunicazioni. Quello è un GR. Beh, comunque sono 400 persone, poi diciamo, oddio, questa non è vera e propria occupazione, perché mentre tutti gli altri hanno un contratto, poi di un tipo o di un altro, questo è un altro paio di maniche, però hanno un contratto con uno stipendio a fine mese,
loro sono in approvvigione, come possiamo definire così. Ma hanno un minimo retributivo comunque. Sì, 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 ma è molto... Ok, va bene. Il conto nazionale fatto anni fa. Sì. Poi c'è la cultura recupero crediti. Non... Là quanti lavoratori abbiamo? No, no, quello c'è, i lavoratori stabilizzati. Okay. Però comunque diciamo che la cifra si aggira intorno alle 1500 persone. Tecnopol. Tecnopol. Studiamo anche noi. Sì. Tecnopol. Ok, quindi questa è la situazione. Quello c'è stata la proroga fino a tutto il 2019 a giugno 2019 dei contratti, perché è in corso l'apertura delle offerte diciamo quelle, quello che sono nel diciamo nell'amministrazione pubblica, le proroghe tecniche diciamo soggetto a proroghe, che ormai dura però da la proroga della commessa è fino a giugno 2019. Oggi l'INPS sta analizzando i chiarimenti richiesti appunto dall'INPS alla Comdata, che attualmente sembra essere la vincitrice, però bisogna capire se le giustificazioni che Comdata dà sono valide, tale che si può assegnare la commessa ad essa stessa. Cioè INPS e ANAC hanno rilevato l'anomalia dell'offerta e quindi hanno chiesto e no, 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 oggi parliamo di... No, allora ci sta, è un discorso che è abbastanza lungo, che... Oggi la cosa che vogliamo, oggi la cosa che come sindacato CGL, CGIL, UGL chiediamo anche a coloro che saranno candidati alla regione, che è uno dei pochi partiti, movimenti che ci ha convocato per dire noi abbiamo questi problemi, stiamo qui ad ascoltarvi e siamo, quando saremo e se ci saremo nelle condizioni di poter fare qualcosa, noi lo faremo. Che esula dalla campagna elettorale questo discorso, l'abbiamo detto all'apertura del tavolo. Adesso in questo momento come organizzazioni sindacali gli stiamo chiedendo anche un impegno al sindaco, ai nuovi futuri candidati della regione, a tutti quanti quelli che sono, al sottosegretario se verrà eccetera, di arrivare a una soluzione delle partenze attuali, quindi di darci sostegno, ma soprattutto di incominciarsi a interessarsi, sindaco. Sì, sì, ti ascolto. Tramite il governo di portare all'Aquila i committenti, non più col center outsourcer, ma l'impegno vostro dovrà essere parlare con la segreteria del governo, col sottosegretario eccetera, l'impegno di dover portare all'Aquila lavoro stabile, lavoro dei committenti, cioè coloro che attualmente danno il lavoro agli attuali call center presenti all'Aquila. Però di committente, parlo di committente di Infostrada, di Wind, di H3G, non ci stanno qui all'Aquila. Un impegno che dovreste prendere, oltre a sostenerci nella risoluzione delle varie sentenze, è quello di fare, di mettersi in gioco per far venire all'Aquila i committenti, direttamente i committenti all'Aquila. Una volta ci stava Infostrada, ci stava Vodafone, è sparita Vodafone, beh bisogna richiamare, cercare di fare in modo di richiamare queste aziende e farle investire all'Aquila. In che modo? Questo lo dovete sapere voi, tramite i fondi, tramite i bandi, tramite quello che vogliamo, noi vi appoggeremo in tutte queste cose qui. L'importante è che a questo punto vengano questi committenti. Insomma.
Beh, là c'è una strana clausola territoriale. Allora, abbiamo fatto più incontri in sede dell'INPS, gli abbiamo detto e dettato questo problema dell'Aquila. Per noi non va bene assolutamente il fatto che le sedi devono stare a 100 km di distanza rispetto all'attuale. Sulla clausola sociale che c'è la continuità del rapporto continua con il nuovo appaltante, tenendo conto dei contratti collettivi o eccetera eccetera, abbiamo fatto un accordo di maggio 2016 già di CISL UIL e gli abbiamo scritto lì sopra che in caso di cambio di appalto le aziende devono tener conto della sede dove attualmente operano le persone. Okay? Per noi sull'accordo di maggio 2016 c'è la territorialità. Questo è un questo è per cui sta. Auspicare la centralità non basta per niente. Noi ci sosteniamo da 2 anni che la legge siamo pronti di mostrarlo, prevede espressamente che il contratto di lavoro attuale, che le condizioni normative e economiche dei lavoratori sono le stesse, almeno per e che la sede è la stessa, a prescindere dalle forze sindacali, a prescindere anche da quello che ha scritto l'INPS nel bando, proprio perché la formulazione della legge è quella che è, cioè il rapporto di lavoro degli addetti residenti continua, e continua il rapporto di lavoro di tutti gli addetti, compresi gli interinati, come nel caso di Calcio Maggiore, perché è vero che c'è stato un cambio di gestione e l'azienda non ha rispettato le procedure previste dagli accordi sindacali nel settore. L'attuazione di questo cambio di gestione. Basta solo almeno chiedere quello per rimettere la palla a centro. Erano interinali, sono interinali, ma la clausola sociale, come abbiamo dimostrato, facendolo inserire nei documenti ufficiali del PIS, e se una norma si applica in un modo per l'INPS, per forza deve valere per tutte le aziende, perché l'INPS è quella che fa il controllo sul rispetto a tutti, non per tutti. Se quindi l'INPS ha inserito un file dove ha specificato che a quelli si applica la clausola sociale, e in quel file ci stanno tutti i lavoratori interinali dell'Aquila, all'euro, ora non c'è solo più, vale per tutte le altre aziende, anche nell'altro caso, in due casi, e caso questo, sono due questioni principali, che vengono in Italia, ma è una questione pesante in principio, perché se passa, tra 6 mesi lo fanno con un altro pezzetto di lavoratori, con altre cose. E su questo, noi da 2 anni infatti chiediamo, e chiediamo aiuto, che il Ministero del Lavoro debba, perché è tenuto a dare l'interpretazione corretta su come si applica la norma. Tutto qui, perché finora per 2 anni non è stata mai in Italia applicata correttamente. Allora, sulla questione, hai concluso, scusa. Allora, sulla questione di customer to care, che sia chiaro, perché poi non vorrei, come dire, dare delle notizie inesatte rispetto a quello che possa che succede, magari licenziamo 2 volte i lavoratori che attualmente non sono stati riconfermati. Nel momento in cui un contratto finisce, non è stato rinnovato da parte di C2C, perché noi gli abbiamo chiesto la stabilizzazione di questi ragazzi, poiché c'è stato un decreto dignità, okay, l'avrebbero dovuto automaticamente e per forza stabilizzare. Loro hanno deciso di non rinnovare questi interinali. Oggi naturalmente ci stanno delle conseguenze, perché 29 lavori in meno, c'è una contrazione lavorativa che sta soffocando la situazione in essere di customer to care. Scusate, anche perché, scusate, i lavoratori sono rimasti dipendenti di C2C, non è che gli hanno cambiato il contratto perché è arrivata una nuova azienda. Abbiamo una RSU presente perché gli altri non ci ha potuto dire lì, non è che ha cambiato il suo contratto, ragione è stato assunto da un altro soggetto, come succederebbe ai miei colleghi di Iker nel momento in cui Collencon ha vinto l'appalto di Acea, e quindi io che devo passare su quell'azienda, io firmerò un contratto con Collencon. Quella si chiama clausola sociale. Qua no, perché i lavoratori sono rimasti esattamente assunti da C2C, dalla stessa azienda. Sulla questione... Ma il gestore è cambiato, perché il gestore è un'altra azienda.
sul consorzio lavorabile. Sul consorzio lavorabile, parlando di abbassamento del costo, gara al massimo ribasso, che cosa significa? Significa che CGIL, CISL, UIL, UGL hanno depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico una tabella che nei contratti pubblici sotto al quale le offerte non possono essere fatte, ok? Queste tabelle riportano lo stipendio medio di un lavoratore, stipendio minimo contrattuale, contingenze e tutto quanto. Quindi le offerte che vengono fatte per avere vincere le commesse devono partire da questo limite, da queste tabelle in su. Da queste tabelle che rappresentano il costo del lavoro, il costo dei lavoratori, ci sta un gap tramite il quale può essere l'offerta che fa l'azienda. Su quella offerta, al di sotto del mantenendo queste tabelle, si può fare l'offerta migliore al ribasso, ma se su quel pezzo lì, quindi dire che ci sta una riduzione dell'80% dell'offerta è falso, è sbagliato, bisogna dare le cose, le informazioni giuste, perché se no si crea confusione e succede che poi saremo imprecisi nel dirvi le cose. Comunque, l'altro pezzo è l'ultimo che di impegno che avevamo preso e di cui abbiamo discusso è anche l'abbassamento, perché la Regione ce l'ha una leva per cercare di aiutare le aziende, che è quella del fondo sociale. Si possono fare dei bandi specifici, che è quello che poi fa la Puglia, ecco perché molti call center sono a Lecce, ecco perché molti stanno in Sicilia o piuttosto che a Napoli, che è quello di usare dei bandi specifici sull'abbassamento, sulla decontribuzione diretta che può fare la Regione. Questa è un'altra cosa su cui noi abbiamo preso impegno e che è una delle prime cose che faremo dall'11 febbraio in poi, perché è chiaro che anche lì il famoso gap che diceva prima Piero, si può lavorare anche su quello, perché è chiaro che se la famosa tabella si abbassa perché è più basso il costo del lavoro, allora anche quei tipi di ribassi possono essere giustificati. Ok, grazie.